sindaco è il primo tifoso della nostra città. Io sono un po' più realista. L'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Rubino non sarà il primo tifoso di Castellammare come il sindaco Pannullo, ma sostiene con forza il completamento di Villa Comunale, Corso De Gasperi e Casa del Fascio entro marzo 2017, termine della rendicontazione delle opere finanziate con fondi regionali. In un consiglio comunale monotematico richiesto da tutte le forze di opposizione, è stato chiamato a rispondere sullo stato di questi progetti che negli anni hanno presentato varianti, ritardi, stop e contenziosi, producendo sostanzialmente due risultati: non finire mai e la perdita dei fondi più Europa, con i quali dovevano essere originariamente finanziati. Per l'assessore le tre opere viaggiano oggi a velocità differenti. Un'accelerata è stata data a quelli in Villa Comunale. I lavori sono in essere, sono in itinere, si sta procedendo nell'ultimo periodo anche ad una ulteriore accelerata dei lavori, cercando di rispettare appieno quelle che sono le scadenze che ormai tutti conosciamo del marzo del 2017. Procedono, ma a rilento, quelli di Corso De Gasperi. E rispetto al cronoprogramma presentato e rispetto alle ultime relazioni rappresentate dal direttore dei lavori, dal RUP, emergono delle incongruenze rispetto al cronoprogramma, per cui vi è un ritardo significativo sui tempi di realizzazione. Sarà compito a brevissimo del RUP, del direttore dei lavori, coordinati con l'attuale amministrazione, come dire, fare in modo che quella ditta parta velocemente a completare quanto dovuto. Fermi quelli della Casa del Fascio, anche se per non molto ancora. Appena avremo gli esiti della verifica strutturale dell'edificio di Casa del Fascio, se tutto andrà bene, le posso promettere che inizieremo in tempi rapidissimi.